Be safe, be rock, bentornato. Oggi sono in una versione iPad perché insomma un piccolo problema tecnico ci ha fatto lo sgambetto, ma noi siamo sempre qui presenti con questo appuntamento in cui comunichiamo in modo diverso la cultura della sicurezza, ma non solo. E oggi insomma parliamo con una persona che con la comunicazione ci va a braccetto da diversi anni. Abbiamo scoperto che è un appassionato di rock, ma soprattutto a noi interessa tutto quello che è il suo excursus come professionista del giornalismo, e quindi sono contentissimo di avere con noi Gianmarco Volpe. Ciao Stefano, grazie per l'invito. Ma guarda, grazie a te di aver accettato l'invito. Beh, ho spoilerato il fatto che, insomma, te sei un appassionato di musica e mi parlavi di grunge, progressive, quindi mi sono venuti subito i brividi. Allora, io il mio primo incontro con il rock avviene perché io ad Andria, dove ho vissuto la mia adolescenza in Puglia. Ho un cugino che aveva un gruppo grunge, che insomma parliamo di fine anni 90, quindi siamo sull'onda lunga di Nirvana, di Smells Like Teen Spirit, e quindi io il mio prima, la mia prima vengo folgorato, ecco, dal rock grunge, e poi piano piano, ecco, poi con gli anni, con la maturità, mi sono appassionato anche ad altri generi, sia al progressive, insomma, alternative rock. A Firenze, peraltro, ora mi stavo ricordando di aver visto un bellissimo concerto dei Sigur Rós nel 2004. Non Concerto c'ero, meraviglioso. tanta roba Sigur Rós, accidenti, accidenti. Beh, quindi insomma, dai, alla fine ti sei presentato in pretrasmissione dicendo: no, ma io sai con la musica, poi in realtà, insomma, sei un gran conoscitore, No, un grande vabbè. appassionato. Però ne Beh, parlo molto volentieri, per cui se volessimo potremmo anche andare avanti così. tutta la trasmissione, chissà che un giorno faremo veramente solo parlare solo di musica che poi unisce i popoli, questi popoli che te conosci, perché poi appunto in qualità di giornalista, come una pallina impazzita, mi pare di capire che te di culture diverse ne hai conosciute. Allora, io ecco, mi sono occupato praticamente di politica internazionale, di esteri per tutta la mia carriera. Non stiamo parlando di una carriera, diciamo, di ultradecennale, per fortuna, ma insomma, sin dall'inizio ho cominciato a lavorare proprio con questa passione per le altre culture, che poi è una passione in realtà che mi deriva soprattutto dall'amore per la letteratura straniera. Per esempio, uno dei miei primi incontri con la cultura russa è legata a Dostoevsky, che è stato un autore che io ho amato in maniera viscerale, che tuttora amo in realtà, e che poi mi ha spinto ad approfondire la conoscenza della cultura russa, quindi della politica russa, di Vladimir Putin, che ridendo e scherzando sta lì da più di 20 anni ormai, e quindi è stata un po' una I nostri costante. politici a rotazione sono cambiati Sì. tantissimo, a lui è lì. I nostri sono cambiati. Noi, quando iniziavo, avevamo Berlusconi, Ah sì, grande amico di ultimo. Putin, e oggi lui è rimasto e noi ne abbiamo cambiati una. Cambiati Però almeno questo tanto. è un dato anche molto importante per capire la politica estera, ovvero il fatto che i leader di alcuni paesi possano ragionare con un respiro di 1, 2 decenni, 3 decenni, e mentre i nostri, volendo o nolendo, hanno di fatto devono pensare a loro stessi, alle loro politiche, soltanto nel respiro di un mandato, come per esempio i 4 anni di un presidente americano. E questo rende molto di diverse le azioni delle varie potenze. E forse questo anche a discapito nostro, perché poi appunto nelle politiche, se devi ragionare in breve termine, devi trovare interventi di grande impatto anche per lasciare il segno a livello politico. Quando hai magari una progettualità più di lungo termine, magari si può step by step lavorare, che poi sia sulla sanità, sulla sicurezza, sul lavoro di cui ne abbiamo tanto, tanto bisogno. Ecco, provandoti a occuparti di politica estera, la curiosità che mi viene a livello di comunicazione, noi
cioè le informazioni che captiamo ovviamente le filtriamo rispetto al nostro livello culturale, cioè il nostro modo di vivere, il nostro quotidiano. È un filtro corretto pensare, fra virgolette, da italiano le scelte di un russo piuttosto che, non so, di un peruviano o di un canadese? Ma allora, noi chiaramente tendiamo a vedere tutto quello che accade con gli occhi di un occidentale, perché anche lì, volendo o nolendo, noi siamo occidentali, siamo cresciuti in una cultura di tipo occidentale, e quando ragioniamo, quando pensiamo anche ad un altro paese, tendiamo ad applicare a per esempio il leader di un paese che può essere molto lontano gli stessi schemi mentali che applicheremmo noi se fossimo dei leader, che però siamo, ma con degli schemi mentali occidentali. Per questa ragione, per esempio, ci è molto difficile capire anche quello che sta succedendo in Ucraina. Nel senso che io mi ci metto per primo, se noi ragioniamo da occidentali, noi non siamo in grado di capire perché Putin abbia invaso l'Ucraina. Tant'è vero che la maggior parte degli analisti politici del nostro paese, ma anche in parte degli Stati Uniti e degli altri paesi europei, me compreso, devo dire, io ero molto scettico sull'ipotesi di un'invasione dell'Ucraina fino a qualche giorno prima, poi ad un certo punto si è cominciato a capire che si andava veramente verso quella direzione. Ma questo perché? Perché esattamente per quello che sta succedendo oggi sul terreno, ovvero che applicando i costi e benefici di quell'azione, noi vediamo che la Russia è destinata a pagarne un prezzo molto alto. Dal punto di vista di un leader occidentale questo sarebbe impossibile. Lì però ci sono dei tipi di ragionamenti diversi, che sono dei ragionamenti strategici. Stiamo parlando del leader di un paese che ha una storia millenaria, di un paese, di una potenza che vuole ritornare ad essere una potenza mondiale. Avverte un senso di umiliazione nei confronti dell'Occidente. Sono secoli che la Russia cerca di allargare, di espandersi verso Occidente. Fa parte della cultura di quel paese degli interessi strategici di quel paese. Quindi, Gianmarco, fin quando noi pensiamo di colloquiare, no, in queste dinamiche, non noi, insomma, chi di dovere, però con la testa, o meglio, la mentalità di un occidentale, troveremo mai dei punti di connessione? Perché mi fa venire in mente, cioè, per noi occidentali, o meglio, comuni mortali, pensare, no, all'espansione, cioè, sono cose che vengono dai libri di storia, cioè, no, non attualità. In realtà quello che ci sta dicendo per loro invece è il presente. Può diventare un limite non mettersi in qualche modo, decifrare quello che è il loro modo di pensare? A questo forse è il limite principale che noi abbiamo nell'interlocuzione con i leader di popoli che è vero che condividono un pezzo di storia con noi, ma che per certi versi sono anche molto diversi. Tu hai menzionato i libri di storia. Putin è un leader che ragiona pensando a se stesso nei libri di storia. I nostri leader non ragionano in questi termini, i nostri leader ragionano, ma anche il leader di una potenza, pensiamo al presidente degli Stati Uniti d'America, Biden, sì, sono tentati anche i presidenti americani di ragionare in senso storico, ma loro hanno un orizzonte politico che è molto limitato, un orizzonte di 4 più 4 anni, primo mandato, secondo mandato, e quindi tutte le mosse che loro fanno sono dettate dalla necessità di garantirsi la sopravvivenza politica. Lo stesso accade con i nostri presidenti del Consiglio. Quindi la cosa più difficile davvero è capire che cosa vogliono gli altri, che cosa vogliono i leader degli altri paesi. E questo veramente è un tema molto importante, perché non sempre i nostri leader si mostrano capaci di farlo. E quindi, insomma, questo vale ancora più in generale nel mondo della comunicazione, che quando riusciamo a comprendere il modello del mondo, no, la mappa che hanno in testa gli altri, e calibrando quindi anche la nostra comunicazione sul loro modello e non tanto sul nostro modo di pensare, forse è lì che riusciamo a interagire in qualche modo.
Esattamente, cioè è il uscire dagli schemi mentali, che è forse anche una caratteristica, se vogliamo ritornare all'inizio, del rock. Il rock è un grande strumento per uscire per rompere gli schemi. Rompere gli schemi non significa soltanto, non è soltanto un ribellismo, tra virgolette, fine a se stesso. Vuol dire anche mettersi in discussione, tirare fuori quello che abbiamo detto, ma anche avvicinarsi agli altri, ad altre E la culture. cosa bella del rock è che non ha solo messo in discussione ciò che era esterno al suo movimento, anzi, come un'arepa fenice, il rock si è distrutta e risorta, no? Parlando del grunge, insomma, ha frantumato quelli che erano i sogni dell'hair metal, del glamour rock che ne è venuto fuori. Ma allo stesso modo, qualche anno prima, il punk ha fatto con l'hard rock dei vari Led Zeppelin, dei Certo. Purple, proprio perché la sua voglia di uscire dagli schemi è anche portato a mettersi in discussione. Forse quello ci manca un po' oggi, metterci in discussione. Anche ti volevo fare arrivare a questa domanda, in questa bolgia comunicativa, poi magari persone come te che sono sul campo e se ne studiano le cose, devono provare a confrontarsi con persone che vogliono, come dire, fruire del loro libero arbitrio e parlare di cose di cui ne sanno poco, per non dire nulla. Allora, innanzitutto partiamo da una premessa, che il confronto è fondamentale, il confronto con chiunque, perché chiunque ci può arricchire. Dopodiché, il vero problema, della comunicazione social oggi qual è? Che fondamentalmente viene interpretata come un piedistallo da chiunque, per cui ci si sale sopra non per confrontarsi con l'altro, quanto per affermare la propria idea, come se poi. E poi in realtà la regola numero uno del social dovrebbe essere: teniamo ben presente che quello che sto per dire in linea di massima non importa a nessuno. E questo purtroppo in genere viene ignorata come grande regola, ma bisognerebbe tenerla ben presente. E quello che noi, tra virgolette, esperti dovremmo fare è evitare di porci in una situazione di, diciamo, di alterità, di superbia, no? Nei confronti degli altri. Per cui stare sul confronto anche quando non è facile, perché alle volte poi bisogna avere anche molta pazienza. Però dall'altra parte bisogna anche tenere la barra dritta. E per cui ci sono delle cose che noi sappiamo, ecco, essere vere, nel senso che sono fatti, sono scritti sui libri, li conosciamo, eccetera, eccetera, e su quelli dobbiamo essere fermi. Non bisogna necessariamente inseguire, tra virgolette, quello che il popolo dei social vuole da noi, perché non sa, perché lì poi c'è una distorsione che genera alle volte anche dei mostri. Questo succede anche in televisione. Sì, di sicuro. E magari l'atteggiamento non proprio produttivo di dire bene, vi spiego io come stanno le cose perché non avete capito, forse non è proprio il modo migliore anche per poter spiegare alle persone, guidarle a una conoscenza migliore, dei fatti. Sì, ma anche perché non parliamo di una scienza esatta, cioè cerchiamo di essere, però non parliamo nemmeno di opinioni, ovvero l'analisi vuol dire mettere insieme dei fatti. Quindi, innanzitutto bisogna mettersi d'accordo sui fatti, perché se i fatti sono sballati, non esistono, eccetera, eccetera, allora non si trova terreno comune per dialogare. Però bisogna anche poi saper tirare le fila, ovvero io che magari seguo, no, determinate cose, seguo il comportamento di un paese come la Russia da diversi anni, mi rendo conto che ho gli strumenti per mettere insieme quello che è successo nel 2007, quello che è successo nel 2008 con l'invasione della Georgia, quello che è successo nel 2014 e quello che è successo oggi. E posso fare un racconto coerente rispetto a queste cose.
è chiaro che se noi non riusciamo a mettere in fila determinati passaggi, determinati fatti, poi arriviamo a delle conclusioni sballate. Quello non è fare analisi. Mm-hmm. Mi viene in mente un'ultima domanda, visto che il nostro tempo sta per scadere. Un parallelismo fra questi temi attualissimi come l'Ucraina, la Russia e il mondo della sicurezza, e in particolar modo la comunicazione collegata a questi due elementi. Cioè, naturalmente, per comprendere cosa sta succedendo bisogna fare analisi, e l'analisi, se vogliamo, a volte ci porta a essere anche cinici, perché poi in fondo penso che tutti abbiamo a cuore quella persona che da stanotte non ha più un ciglio dove dormire, anzi è con una valigetta che si sta incamminando verso il confine. Questo penso che è un qualcosa che tocca a tutti, come tocca la morte di una persona mentre sta lavorando. Ecco, qual è il tuo punto di vista in termini di bilanciamento fra un aspetto che è quello emotivo, di condivisione umana delle vite di queste persone, e la necessità comunque di avere anche del cinismo analitico, perché se no non capiamo poi le cose? Secondo me noi con un eccesso di cinismo finiamo per non capire più le cose. Ovvero, noi non dobbiamo lasciare che le emozioni distolgano completamente, no? da un racconto coerente, ma non possiamo nemmeno pensare di togliere tutta la componente, la dimensione emotiva. Allora io penso, facciamo un esempio anche italiano, no? Le morti sul lavoro. Le morti sul lavoro sono una tragedia della quale ci occupiamo noi giornali, noi agenzie di stampa, noi mezzi di informazione troppo poco. Ma nel momento in cui noi dimentichiamo anche l'emozione di una vita spezzata, molto di una madre giovane che perde la vita sul posto di lavoro tragicamente, e se noi togliamo tutta la parte emotiva, non riusciamo nemmeno a raccontare qual è la tragedia del fenomeno delle morti sul lavoro. Allo stesso modo, quando noi andiamo a raccontare una guerra come quella in Ucraina, noi abbiamo bisogno di far vedere che cosa succede, dobbiamo far vedere quanto è enorme la tragedia che si è abbattuta su 44 milioni di persone. Come è cambiata la loro vita, come è cambiata la vita di un bambino che ha perso la madre. L'emozione deve essere una componente fondamentale del nostro racconto, non è in antitesi con l'analisi, la deve accompagnare, l'analisi deve essere al servizio di quella emozione, ovvero io provo una forte rabbia per quello che sta succedendo in Ucraina, ma devo incanalare questa rabbia verso la costruzione positiva di un intervento, tra virgolette, non voglio dire un intervento militare, di un'azione dei nostri governi, di quello che dovremmo fare noi, che può essere attivarci a livello individuale, può essere fare pressione sul governo in qualche modo. La vera tragedia la stanno vivendo gli ucraini, ma uno dei grandi problemi che noi come italiani, come europei abbiamo in questo momento è che davvero c'è poco che possiamo fare. Cioè, purtroppo noi dobbiamo anche renderci conto, dobbiamo andare a fare i conti con la nostra impossibilità di fare determinate cose. Cioè, gli spazi per un negoziato in questo momento in Ucraina sono molto ristretti, perché se Putin vuole andare a prendere il Donbass, e giustamente l'Ucraina non vuole lasciargli un pezzo di territorio, e c'è poco lì da andare a chiedere. Lo ha fatto adesso il cancelliere austriaco, è tornato e ha dovuto ammettere amaramente che cosa ha detto quando è tornato? Io a volte da profano, naturalmente, però penso, bene, se domani arrivasse magari l'Austria, no, appena citata, dice, bene, io mi prendo il Friuli Venezia Giulia, forse in Friuli sarebbero anche contenti, chi lo sa, però al tempo stesso l'Italia non sarebbe, cioè è facile, no, poi
fare tanti, tanti calcoli, però stiamo parlando di persone, alla fine il Donbass, la percentuale di russi è inferiore rispetto agli ucraini, come magari il Veneto, il Friuli, non lo so, insomma un pezzo dell'Italia, se lo prende un'altra nazione, non penso che tutti gli abitanti di quel luogo sarebbero contenti, noi italiani stessi, quindi è molto facile. Quindi la soluzione che non c'è, perché se ci fosse, però l'indirizzo è quello che di questi temi bisogna trovare il giusto equilibrio fra il riconoscere quell'aspetto umano tragico che stanno vivendo queste persone, naturalmente un'analisi, un po' come quando succede appunto un grave incidente stradale, a volte per rispetto delle famiglie, magari del defunto, ci si priva nella cronaca di raccontare come è andata, quando magari c'è un'evidenza che una persona era al cellulare piuttosto non indossava la cintura di sicurezza, perché chi fa analisi di questi tipi di incidenti ci sono gli indizi che ce lo dicono. E non è tanto non essere rispettosi nei confronti della famiglia o meno, è che se vogliamo trarre insegnamento da questa grave tragedia, dobbiamo anche avere il coraggio di raccontare certe cose. Questo è un invito che noi facciamo ai media, trovare il coraggio di raccontare, ma non passare un'espressione per sputtanare, no? Una persona che fra l'altro non c'è più, ma perché sia l'insegnamento ai ragazzi che domani saranno alla guida o anche di noi adulti, perché non è che siamo poi così perfetti. Mamma mia Gianmarco, io con te parlerei non so per quanto, anche perché facciamo questo rimbalzo fra un tema così che ci prende tutti. Guarda, proprio ieri ho sentito parlare un'imprenditrice dal vivo, quindi non online, su un suo racconto perché è andata con i minivan a prendere delle famiglie ucraine e portarle qui in Italia, e ci ha raccontato proprio il dettaglio della stazione, di questi ragazzi sporchi, insomma sono cose reali, ecco, non dimentichiamoci che non è né un film né una serie TV, e quindi sì, anche perché il rischio è quello della assuefazione, eh? Che noi ci abituiamo un po' troppo a vedere immagini di morte e distruzione e finiamo con il non provare più niente, e sarebbe importante continuare a provare qualche cosa verso quelle immagini. Grazie davvero Gianmarco, io ti ringrazio di come contribuisci al nostro comunque aggiornamento, acculturamento, e beh, ti ringrazio anche di aver messo la tua voce, la tua faccia qui su Rock and Safe, e continueremo a seguirti sui social e le tante testate dove ti possiamo trovare. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie, ciao Gianmarco. Beh, com'è importante quindi nella comunicazione mettersi nei panni degli altri, per non usare troppi tecnicismi, perché è difficile che tutti la pensino come noi. E quindi se vogliamo comunicare la sicurezza, piuttosto dialogare in quello che deve essere un dialogo di pace, è importante capire anche le dinamiche, non solo mentali, ma anche storiche. Insomma, stiamo parlando di un macro tema di cui Gianmarco è un grande cultore, è fondamentale. Beh, con questo noi dimostriamo che possiamo parlare di cultura e salute e di sicurezza in tanti modi, e io ringrazio davvero Gianmarco per aver dato questo contributo, perché io me lo porto a casa e sono convinto che te lo farai anche te. Ci vediamo la prossima settimana. Be safe, be rock.